premiamo qui il premiato che è Arca Etichette. Ritira il premio Roberto Sala, direttore operativo. Allora, negli anni 60 siete stati tra i protagonisti della rivoluzione delle etichette autoadesive e da allora non avete fatto altro che perfezionare questi prodotti, ideare nuovi prodotti e spinti dalla ricerca e sviluppo, tant'è che la ricerca e sviluppo rappresenta in media un investimento importante nella vostra azienda. 5% conferma? Almeno 5%. Almeno, ma secondo me avete investito anche di più con il 4.0, no? Assolutamente sì. Ecco, quindi l'anno scorso deve essere stato un anno importante per molti di voi e speriamo tutti che gli incentivi rimangano anche per l'anno prossimo, anche se i segnali sono stati molto discordanti e purtroppo negativi. Speriamo che invece rimangano, perché ora le macchine che voi avete comprato bisogna anche formare le persone. Lei che dice? Dovete fare gli ordini adesso, entro dicembre. Ah, questo però è un messaggio, sì. Ordinate entro dicembre, perché del domani non c'è certezza. D'altro canto, senta, voi invece avete installato 28 macchine da stampa e converting e su moltissime tecnologie, quindi, e lavorate in network. Come commenta questo premio? In effetti fa piacere anche per noi, che siamo un'azienda di soli 70 anni rispetto a quelli che abbiamo sentito prima, quindi siamo relativamente giovani, ma l'innovazione, il premio è sull'innovazione, quindi innovazione per un'azienda che la sta vivendo da 70 anni, la vuole vivere per almeno altri 70, vuol dire sicuramente gli investimenti che avete citato, e non dilunghiamoci, però vuol dire soprattutto investire in idee, in persone. Le nostre persone anche da noi hanno 30, io sono in azienda da soli 25 anni, però la nostra forza sono i tanti giovani che con noi tutte volte portano qualche cosa di nuovo. Quindi le persone restano centrali, il 4.0 sì. È al servizio delle persone, è si un aiuto. Nutre di persone, le persone si nutrono di 4.0, proprio come ci diceva Franco. Quindi grazie, complimenti. Grazie mille. E grazie a Gallus per avere sponsorizzato questa parte del premio, grazie.